nave in costruzione. Avendo fracassato la nave d'Atlantide, la banda adesso deve andare alla ricerca di tutti i pezzi che sono caduti. Speriamo che non sia SpongeBob a guidare, eh? Anche perché lui non sa guidare, quindi. Tocca a me, tocca a me, tocca a me! Sono Patrick e... non so cosa cantare. Ma non è vero, prima l'hai fatto. Attenzione, canta carburante esaurito. Vabbè, dai, sono arrivati almeno. Questo livello è dedicato alla nave magica volante. Beh, era una nave magica volante, ma dopo l'incidente nei giardini è diventata una nave magica saltellante, o piuttosto una nave magica fumante, baffi, scoppiettante, che ogni tanto fa... Per questo dobbiamo trovare e raccogliere tutti i pezzi venuti via nell'incidente. Vabbè, certo, mi sembra giusto. Abbiamo ridotto un po' male il prato. Comunque, con qualche nano da giardino o un bel boschetto tornerà come nuovo. Qualche nano da giardino. Ogni pezzo che troviamo servirà a riparare la nave, che così riavrà alcuni dei vecchi poteri. Ma i pezzi sono sparsi in giardino, per cui dovremo esplorarlo. Ok, in realtà non vorrei che la personalizzazione sia solo per lo SpongeBob che vediamo qua negli intermezzi. Ma vabbè, allora manovra, vai avanti, vai indietro, fai saltare la nave in aria, proprio pam, esplode. Ok. Ah, ma allora funziona, cioè si muove. Devi riparare, raccogli tutte le cassette degli attrezzi. Ok, poi raggiungi il palazzo. Ma a me sembra si fossero schiantati proprio dentro, ma comunque... Spero non sia... Ah, beh, certo che ha tempo, aspetta. Ci sono attrezzi ovunque. Cavolo. Attenzione a quella bestiaccia! Ma... Bene, adesso... Ma non ci sono neanche frecce, quindi io dovrò andare in giro a caso a cercarle, le cose. Vabbè. Ma aspetta, scusami. Vabbè. Grazie. Attrezzo! Ma... Ah, ok, queste cose stiamo non si rompano. Veloce. Io... Ah! Dio mio. Dicevo, ma... Ok, no, non mi posso schiantare. È stata attivata. Suggerirei di iniziare la riparazione della nave. Esatto, vedi? L'avevo visto anche io. Ok, quindi con R1 saltiamo solamente quando il gioco ci dice... Comandi della forza. Di saltare. Hai trovato le ali per saltellare. Sì, adesso giro. Ah, è proprio un saltellino, proprio il minimo sindacale. 1, 2, 3. Grazie. Le siepi ti fanno rallentare. Chi l'avrebbe mai detto? Dammi il tempo. Grazie. Abbiamo ancora un po' di tempo. Che ne dite? Quell'attrezzo è nostro. Ok. Pulsanti, passaci sopra a vedere cosa succede. D'accordo, capo. Ma... No, ok. Ok, ho 30 secondi. Levatevi. Ora tocca a noi. 30 secondi per fare tutto. Il problema è che l'ho preso male fin dall'inizio, quindi... Un pulsante da investire. Poi esatto. Posso tornare a casa? Ecco, fatto. Che succede, cos'è quindi? Quella cosa là? Attivato il potenziale della... Ah, vabbè. Ok, grazie. E vai. Lucidità della luce, Dio mio. Che esagerazione. E non so quanto sia il tempo per questa missione, sai? Ok, pensavo ci fosse qualcosa anche qua dietro. Non so quanto sarà il tempo per questa missione, ma... Onestamente, mi sa che... Non prenderemo più dell'argento, forse, sai? Riparazioni in corso. Lo dico con tutta l'onestà, ma mi sa che... Aspetta, zitto, fermo. Vai, prendi il tempo. Punto alla roccia. Ecco qua. Levati, levati. Sì, che cacchio ti urli, che tanto non l'abbiamo preso la velocità. Ecco, fatto, grazie. Quindi 1, 2, 3. Fatto. Vai. Io quando posso lo prendo il coso della velocità, ovviamente. Bell'attrezzo. È più difficile. No, fermo, perché mi sa che... Esatto. Stiamo andando dalla parte sbagliata. Esatto, grazie.
Oh sì! Io mi chiedo se serve effettivamente seguire il radar o se è solo un aiuto molto più pratico. Ok, da questo lato. Dicevo, se è solo un aiuto molto più pratico per trovarle le cose, o se tu potresti comunque girare in giro totalmente random e trovare comunque le cose con più difficoltà, ovviamente. E adesso guardate chi arriva. Per ovvia ragione seguirò le indicazioni. Ben fatto. No, ma sai che secondo me appaiono ogni volta che ne prendi uno o più, perché se no non ci sarebbe senso che mi fa fare giri in zone che abbiamo già visto. Aspetta, 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 perché torna di là. Ok, nuova verniciatura. Adesso andrei ancora più veloce. Ah beh, certo, mi sembra giusto. Io intanto, madonna mia, effettivamente si nota. Tu ci scherzi, ma effettivamente si nota questa velocità. Sì, sì, sì. Appaiono, Dio mio, quanto veloce ora. Letteralmente quando scompaiono le altre. Entra dall'ingre, vai, gira. Immagino che non si... Atlantide, dai benvenuto a chi guida con prudenza. Sì. Aspetta, ti è mancato un bottone. C'è qualcosa lì, sì. Grazie. Ecco come sono fatto. Se solo potessi schiantarmi contro i carri armati. Ok, l'abbiamo presi tutti, quindi no. Cosa mi manca? Ah, oddio, scusami, e chi l'aveva visto? Attrezzo! Scusami. Vabbè, dai, fa niente. Non va bene. Non è per niente quello che mi aspettavo sarebbe successo. Abbiamo preso tutto. Ottimo. È il momento di vedere il re. E mi sembra giusto. Dopo 7 minuti che guido totalmente a random, è giusto che andiamo a incontrare il re. Abbiamo sgasato per tutto il suo giardino. Accetto questo premio a nome di tutti i miei amici. Lo sapevo che prendevamo l'argento. Guarda, lo sapevo. Non mi aspettavo neanche diversamente.